Buonasera e benvenuti a coloro che ci seguono tramite internet. Stasera abbiamo... Come chiamereste questo tipo di argomento? Scottante o qualcosa del genere? Ma fortunatamente si tratta solo della prima parte. C'è anche una seconda parte. È un argomento che suona minaccioso. Eccolo, i Gesuiti e la controriforma. Ma non ho intenzione di affrontare i complotti politici e cose simili, in quanto ne ho già parlato. Troverete tutto nella prima serie. Analizzeremo invece gli aspetti spirituali, che sono molto più impegnativi, in quanto maggiormente pericolosi. Anzi, mi spingerei a dire che il mondo intero è vittima di questo complotto. Per cui ciò che diremo durante questi due seminari riguarda ognuno di noi personalmente, che lo sappiamo o no. Non è mia intenzione ferire i sentimenti di nessuno. Il mio scopo è rivelare da dove provengono queste cose, dove conducono e perché alcune di esse non sono bibliche. Però non è un compito facile, in quanto alcune persone sono coinvolte in questo in buona fede. E credono sinceramente che ciò che fanno sia giusto, mentre in realtà sono state ingannate. Questo non è ciò che dice la Bibbia? Cioè che il più grande problema dell'inizio degli ultimi tempi sarà l'inganno? Quindi abbiamo bisogno di sapere da dove proviene tutto questo, dove conduce e come mi riguarda personalmente nel tempo attuale. Il protestantesimo non è semplicemente il risultato del progresso umano. Non si tratta di un mero principio di perfettibilità caratterizzante il genere umano, cosa che si classificherebbe come uno dei suoi attributi innati, in virtù dei quali, quando la società diventa corrotta, essa può purificare se stessa. E quando nel suo corso è ostacolata da forze esterne o dalla stanchezza, essa può attingere alla propria energia e porsi nuovamente in carreggiata. Il protestantesimo non è neanche il prodotto della ragione individuale e nemmeno il risultato del pensiero collettivo e delle energie delle specie. Il protestantesimo è un principio che ha le sue origini al di fuori della società umana. Si tratta di un innesto divino posto nella natura intellettuale e morale dell'uomo, nel quale sono introdotte nuove vitalità e forze, tali da far produrre, da quel momento in poi, al genere umano più nobili effetti. Si tratta di un influsso proveniente dal cielo, che si somma alle potenzialità e agli istinti dell'individuo, come pure alle leggi e alle aspirazioni della società e che sollecitando sia l'individuo sia l'essere sociale verso una nuova vita e dirigendo i loro sforzi verso ideali più nobili permette lo sviluppo più elevato di cui l'umanità è capace e determina i migliori risultati nei suoi più nobili obiettivi. In una sola parola, il protestantesimo è il cristianesimo rinvigorito. Non è messo bene? Mi piace il modo in cui questi autori scrivono. Questo è tratto da The History of Protestantism del Reverendo Wiley. Questo testo dice che il protestantesimo non è basato sulla ragione di qualche uomo, né su fantasiose congetture dell'uomo. E non è nemmeno basato su derivazioni delle ragioni umane, né su leggi naturali. Si tratta invece di un innesto celeste. È qualcosa che proviene dall'alto e non dal basso. Ora, se volete sapere qualcosa riguardo ai gesuiti, bisogna andare indietro nella storia. Probabilmente i gesuiti hanno causato sul pianeta più subbuglio di qualsiasi altra organizzazione mai conosciuta dall'uomo. In pratica, sono stati banditi da ogni singola nazione dove avevano operato, comprese quelle cattoliche. Ci sono davvero poche nazioni da cui i gesuiti non siano stati cacciati, ma sono sempre ritornati e hanno raccolto i pezzi di una nazione che giaceva nella distruzione e nell'oppressione, dopo aver infierito sulla stessa organizzazione. I Gesuiti, nel corso della cristianità, il protestantesimo era stato minacciato da tremendi oppositori. Ho intenzione di leggere un po' di citazioni stasera, se non vi dispiace. Passati i primi trionfi della riforma, Roma raccolse nuove forze nell'intento di annientarla. È in questo periodo che fu creato l'Ordine dei Gesuiti, ancora più crudele, ancor più senza scrupoli e ancor più potente di tutti gli eroi del papismo liberi da qualsiasi legame terreno e interesse umano, sordi a qualsiasi sollecitazione degli affetti naturali, con la ragione e la coscienza messi completamente a tacere, i Gesuiti non conoscevano altra regola, altro legame se non quello del loro ordine, né alcun compito se non quello di estendere il loro potere. Il Vangelo di Cristo aveva reso i suoi aderenti capaci di affrontare il pericolo e di resistere alla sofferenza, senza lasciarsi scoraggiare dal freddo, dalla fame, dalla fatica e dalla povertà, tenendo alta la bandiera della verità di fronte alla tortura, alla prigione e al rogo. Per combattere queste avversità, il Gesuitismo ispirò i propri seguaci con un fanatismo che permise loro di sopportare simili pericoli e di contrastare la forza della verità con tutte le armi dell'inganno. Per essi non c'era crimine troppo atroce da commettere, non c'era inganno troppo spregevole in cui trarre gli altri, o travestimento troppo architettato da creare. Il voto di perenne povertà e umiltà era stato il loro obiettivo ben studiato per assicurarsi ricchezza e potere, per essere devoti alla distruzione del protestantesimo e alla ristabilizzazione della supremazia papale. Per quanto riguarda la condotta esteriore, che caratterizzava i membri dell'ordine, essa si esplicitava nell'ostentare una veste di santità, nel visitare le prigioni e gli ospedali, nel servire i poveri e i malati, nel proclamare di aver rinunciato al mondo e nel portare il sacro nome di Gesù, che stimolava a fare il bene. Ma sotto questa apparenza irreprensibile era spesso nascosto un fine tra i più criminali e fatali. Il principio fondamentale dell'ordine era quello del fine che giustifica i mezzi. Dietro questa maschera, la menzogna, il furto, lo spergiuro, l'assassinio non solo erano assolvibili, ma imponibili quando ritenuti necessari a proteggere l'interesse della Chiesa. Sotto i vari travestimenti i gesuiti si fecero strada negli uffici di Stato, arrivando a essere consiglieri di re e influenzando la politica delle nazioni. Questo è tratto da un classico, Il Gran Conflitto, e la storia ne ha confermato le conclusioni. Ed ecco una citazione da un'altra opera. Nel 1816 John Adams scrisse quanto segue al presidente Jefferson: Non ci sono forse tra di noi le loro schiere regolari? Nascoste sotto i tanti travestimenti che solo un re degli zingari può creare? Vestiti da pittori, editori, scrittori, i maestri di scuola? Se è mai esistita un'associazione di uomini che merita la condanna eterna sulla terra e all'inferno, questa è la società di Loyola. È piuttosto diretto, vero? Questa è storia. Infatti, potete controllare il corso della storia e constatare il sangue che è stato sparso. E chi c'era dietro tutto questo? I gesuiti. Ora, uno dei loro obiettivi prioritari è quello di sostituire l'assunto del protestantesimo secondo cui la Bibbia, e la Bibbia soltanto, rappresenta l'autorità suprema e la salvezza sia unicamente per mezzo di Cristo. E la si vorrebbe sostituire mediante il postulato secondo cui la salvezza si otterrebbe mediante i dettami dei dogmi ecclesiali. Ora, come sostituite i principi morali? Con il relativismo. Questo è uno dei loro obiettivi e questo è il loro scopo. Ebrei 12, 25 e 29. Guardate di non rifiutare colui che parla, perché se non scamparono quelli che rifiutarono di ascoltare colui che promulgava gli oracoli sulla terra, quantomeno scamperemo noi se rifiutiamo di ascoltare colui che parla dal cielo. Abbiamo bisogno di essere radicati in Cristo. Non sia mai, non sia mai che ci uniformiamo all'opinione corrente e sostituiamo Gesù con qualcun altro. La cui voce scosse allora la terra, ma che ora ha fatto questa promessa dicendo, ancora una volta io scuoterò non solo la terra, ma anche il cielo. Or questo ancora una volta sta a indicare la rimozione delle cose scosse, come di cose che sono fatte, affinché rimangano quelle che non sono scosse. Sono fermamente convinto che la cristianità stia attraversando un tempo di scuotimento. Perciò, ricevendo il regno che non può essere scosso, mostriamo gratitudine, mediante la quale serviamo Dio in modo accettevole, con riverenza e timore, perché il nostro Dio è anche un fuoco consumante. La scelta. Qui si tratta di fare una scelta. Tenete a mente che nessuno, tranne Dio, può sostenere una disputa con Satana. C'è troppa presunzione nel mondo. Ci sono troppe persone che vanno ordinando a Satana di fare questo, che gli vanno ordinando di fare quello. Nemmeno l'Arcangelo Gabriele riuscì a fare fronte a Satana senza invocare l'aiuto di Michele, colui che come Dio, quanto meno noi, quanta presunzione abbiamo oggi nel mondo, è incredibile. Martin Lutero contro Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine dei Gesuiti. Erano contemporanei, vissero durante lo stesso periodo, eppure erano completamente diversi. L'appello di Lutero era di sottomettere la coscienza direttamente a Dio, mediante la parola, mentre quello di Loyola era di sottomettere la coscienza al papato. Ecco la differenza. La spiritualità ignaziana si raggiungeva mediante gli esercizi spirituali, rimpiazzando così la realtà della fede con l'immaginazione e la teologia dell'incontro. Egli aveva trovato un altro modo per garantire l'esperienza spirituale, che non era più basata sulla fede, ma sulla sostanza reale. Ecco una citazione di Dobujin tratta da The History of the Reformation of the 16th Century. Si tratta probabilmente di una delle migliori esposizioni sulla riforma. È davvero grande. Inigo è un altro nome, o la versione breve di Ignazio di Loyola. Scrive l'autore Inigo, invece di capire che il suo rimorso gli era stato suscitato per condurlo ai piedi della croce, si convinse piuttosto che queste riprensioni interiori non procedessero da Dio, bensì dal diavolo. Decise quindi di non pensare più ai suoi peccati, di cancellarli dalla sua memoria e di seppellirli nell'eterno oblio. Sia Martin Lutero sia Inigo erano perversi dal senso di colpa. Entrambi si castigavano per liberarsene. Martin Lutero fece la grande scoperta. La giustificazione per fede. Mentre Inigo no. Lutero si volse a Cristo. Loyola si accentrò solo su se stesso. Ben presto sopraggiunsero visioni che confermarono a Inigo le convinzioni a cui era giunto. Inigo non cercò la verità nelle sacre scritture, ma in loro vece immaginò una comunicazione immediata con il mondo degli spiriti. Lutero, prendendo il dottorato, si era votato alla sacra scrittura mediante giuramento. L'Oiola, dal canto suo, si vincolò a sogni e visioni, per cui le apparizioni chimeriche divennero il principio della sua vita e della sua fede. Due direzioni. Una, basata sulla fede. L'ha detto il Signore. Quindi è così. Se ti penti, ti purificherò e ti renderò più bianco della neve. Allontanerò da te il peccato così come l'Oriente è lontano dall'Occidente e diverrai una creatura nuova. Questo è ciò che dice la parola. Mentre il diavolo dice: Sei colpevole, sei colpevole, sei colpevole. Ma il Signore non mente. Per fede accetterò il perdono in Cristo, che io mi senta perdonato oppure no. Inigo affermava invece: mi voglio sentire perdonato, voglio sentirmi accettato, voglio sapere che sto parlando con Lui. Concentrerò tutte le mie energie per comunicare direttamente con Dio. E non molto tempo dopo egli, infatti, già comunicava direttamente. Ma con chi? Con chi? Lutero dichiarò: è facile morire per la parola. Già che la parola che fu fatta carne, essa stessa morì. Se moriamo con Lui, vivremo con Lui. E affrontando quello che egli prima di noi aveva affrontato, saremo dov'è Lui ora e dimoreremo con Lui per sempre. Una dichiarazione di fede. Non ha bisogno del supporto di strane esperienze. E Alla dieta di Worms, Lutero affermò. Dato che Sua Serenissima Maestà e i principi chiedono una risposta semplice, chiara e diretta, io ne darò una, che è la seguente. Non posso sottomettere la mia fede né al Papa né ai concili, perché è chiaro come il mezzogiorno che essi spesso sono caduti nell'errore e anche in evidenti incoerenze con se stessi. Quindi se io non sono convinto da prove derivanti dalla Sacra Scrittura e da motivi validi, e se non sono soddisfatto proprio dai testi che ho citato, e se il mio giudizio pertanto non è supportato dalla sottomissione alla parola di Dio, io non posso e non voglio ritrattare nulla. Perché non è corretto per un cristiano agire contro la propria coscienza. Questa è la mia posizione. Non posso fare altrimenti. Che Dio mi protegga. Amen. Si tratta sempre della stessa fonte storica. Quindi qui ci sono due opposti completamente diversi. Se è scritto, allora ci credo. Lo accetto per mezzo della fede. Cristo l'ha detto. È così. Affare fatto. Non è bello? Non è bello. Ho forse bisogno di dimostrare la mia relazione con qualcuno? Devo fornire prove quotidiane a sostegno dell'esistenza di una relazione all'interno di un matrimonio? Devo dimostrare come posso dimostrare che io ami qualcuno? Se io lo dico, allora deve essere accettato, per fede. Ecco Inigo che si inginocchia davanti al Papa, riceve da lui i libelli e tutte queste cose accaddero circa 400 anni fa. La società di Gesù, l'ordine dei Gesuiti, costituita inizialmente nella Cappella di Notre Dame Montmartre nel 1534, ora nella Cappella del Sacro Cuore a Parigi. Ed eccola qui, si tratta di un edificio davvero magnifico. Non è possibile fare delle foto all'interno, ma non dicono nulla per l'esterno. Permettetemi di accompagnarvi a vedere quello che è possibile all'esterno. Un posto straordinario. Ci sono tutte queste magnifiche statue. Poi, sull'edificio, ci sono queste due piccole e interessanti riproduzioni. La prima è Mamma Chioccia. Ora è interessante perché dovete comprendere il loro retroscena mentale. Chi è la madre secondo il Cattolicesimo? La Chiesa, giusto. Matteo 23,37 dice Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e i lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come la gallina raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Roma dichiara che la Chiesa è la madre. E Cristo? Passa in secondo piano. Matteo 159, e dall'altra parte si ha questo uccello mitologico, un pellicano che nutre i propri piccoli con la propria carne. Matteo 159, e invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Questo è il sacrificio incruento, l'offerta della carne. Tito 3:5 dice, Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. No, afferma il cattolicesimo, per ottenere la salvezza abbiamo bisogno di opere e di fedi. Il protestantesimo controbatte che abbiamo bisogno di fedi. Le opere sono una conseguenza e non un mezzo per essere salvati. Quindi se sei un cristiano, produrrai opere buone perché sei ripieno dell'amore di Cristo, che ti rendono capace di compiere le opere buone. Ma tu non compi le opere buone per ottenere dei punti e avere così un punteggio superiore, oppure andare direttamente in paradiso. Quindi esiste una differenza sottile tra le due. Il cattolicesimo le ha incorporate entrambe. Ora questa è la storia, e si tratta di una storia sanguinosa. Quando si ripercorrono tutte le grandi guerre, le guerre di trent'anni, tutti i massacri d'Europa, tutte le persecuzioni dell'Inquisizione, persino tra loro stessi, ci furono così tante dispute, quando l'Inquisizione era passata da un ordine all'altro, fino a coinvolgere persino i Gesuiti. Ah, oh, poveri domenicani, vennero massacrati. E nonostante questo, essi trovarono il modo di sfruttare l'evento a proprio vantaggio. Dicevano, vedete, persino gli ordini cattolici hanno sofferto queste persecuzioni, quindi i carnefici non possono essere stati dei nostri. I gesuiti sono tuttora importanti? Hanno ancora qualche ruolo da svolgere oggi? Tempo fa ci fu un interessante congresso per eleggere il nuovo preposito generale dei gesuiti. Per la prima volta nella storia un generale gesuita dia delle dimissioni prima di decadere al suo decesso. E dal 2008 il nuovo generale gesuita è padre Adolfo Nicolas. E a fianco ci sono gli elettori gesuiti. Sono loro che rappresentano il perno dell'ordine dei gesuiti. Ed è interessante leggere l'estratto della lettera che Papa Benedetto XVI aveva inviato ai Gesuiti proprio alcuni giorni prima dell'elezione di questo nuovo preposito. Ecco che cosa scrive loro il Papa. Anch'io colgo volentieri l'opportunità della congregazione generale per porre in luce tale apporto. Che può esservi di incoraggiamento e stimolo ad attuare sempre meglio l'ideale della compagnia. I Gesuiti si adoperano per portare la compagnia al livello che noi vorremmo, insomma, in piena fedeltà al Magistero della Chiesa, così come viene descritto nella seguente formula a voi ben familiari. «Militare in favore di Dio sotto il vessillo della croce e servire soltanto il Signore e la Chiesa sua sposa, sottomesso al pontefice romano, vicario di Cristo in terra». Gesuiti, questo è il vostro compito. E poi cita la lettera apostolica Explicit Debitum del 21 luglio 1550. «Si tratta di una peculiare fedeltà sancita anche da non pochi tra voi, da un voto di immediata obbedienza al successore di Pietro, perinde ac cadaver». Perinde a cadaver. Caspita. È Benedetto XVI che scrive, citando e dicendo la vostra obbedienza a me deve essere come quella di un cadavere. Perinde a cadaver, come cadaveri, senza una vostra opinione. Qualsiasi cosa egli dica, voi fatela. Un'ubbidienza cieca. Di questa vostra fedeltà, che costituisce il segno distintivo dell'ordine, la Chiesa ha ancora più bisogno oggi. In un'epoca in cui si avverte l'urgenza di tramandare in maniera integrale i nostri contemporanei, distratti da tante voci discordanti. Gesuiti, ho bisogno di voi oggi più che mai. E ho bisogno della vostra cieca obbedienza. È questo che sta dicendo. Questo è esattamente quanto aveva dichiarato prima che avesse luogo l'elezione del nuovo generale. Ed eccolo con gli elettori dell'ordine dei Gesuiti, seduto in prima fila. Lui, l'uomo vestito di bianco, e loro, uomini vestiti di nero. Affascinante. Bene, come si pone in merito alle istituzioni educative? Questa è la Pontificia Università Gregoriana di Roma, la più prestigiosa università gesuita cattolica del mondo. Ed ecco che disse Papa Benedetto riguardo a questa istituzione. Ancora una volta, il Papa affida a voi questa università, un'opera così importante per la Chiesa Universale e per così tante chiese specifiche. Essa è sempre stata una priorità tra le priorità apostoliche della compagnia di Gesù. Questa rappresenta per voi una porta aperta, è un'opera per la vostra Chiesa e per tutte le altre. Diamo uno sguardo al nostro modo di procedere, e a come hanno finito per cambiare il protestantesimo in qualcosa che non sembra più il protestantesimo originario. Ecco di nuovo Adolfo Nicolas, il nuovo preposito gesuita, che stringe la mano a Peter Hans Kolvenbach, il suo predecessore. E vi è scritto: Padre Adolfo Nicolas di Spagna, recentemente eletto come preposito generale della Compagnia di Gesù, celebra la sua prima messa come capo dei Gesuiti presso la Chiesa del Gesù il 20 gennaio 2008 a Roma, in Italia. Quindi questo, Peter Hans Kolbenbach, predecessore di Nicolas, è stato il primo nella storia a cui è stato concesso di dimettersi. Ed eccolo al giuramento. E in questa foto, resa disponibile dall'ufficio stampa dell'Ordine dei Gesuiti, il reverendo spagnolo Adolfo Nicolas presta giuramento come preposito generale dell'Ordine Romano Cattolico dei Gesuiti durante la loro 35esima Assemblea Generale. Nella Chiesa Santo Spirito in Sassia, a Roma, sabato 19 gennaio 2008. Il generale dei Gesuiti è da sempre conosciuto come il Papa Nero, perché indossa un abito nero, mentre il Papa in bianco è, come posso dire, l'immagine ufficiale del papato. Questo ci riconduce al simbolo dello yin yang, il bianco e il nero, che nel taoismo rappresenta il bene e il male. Il nuovo preposito generale gesuita incontra il Papa, Roma 28 gennaio 2008. Questa è la notizia del Catholic World News. Dopo l'incontro gli ufficiali gesuiti hanno rilasciato una dichiarazione affermando che la conversazione tra padre Nicola e il Papa è stata amichevole e cordiale. Sono stati riaffermati nei confronti del vicario di Cristo il rispetto personale del preposito e la stima dell'intera compagnia di Gesù. Quindi tutto ciò è stato fatto pubblicamente. Dunque prima c'è questa lettera che ricorda la loro affiliazione e adesso avviene la conferma. Secondo la dichiarazione fatta dai superiori gesuiti, Papa Benedetto XVI ha affermato di essere stato lieto di apprendere che la Congregazione Generale dell'Ordine, che continua ad avere il suo incontro questa settimana a Roma, rifletterà sul messaggio che il pontefice aveva mandato ai partecipanti prima dell'inizio dell'Assemblea Generale. Ed eccoli qui insieme. In questo messaggio il Santo Padre ha sollecitato la Congregazione generale a riaffermare, seguendo lo spirito di Sant'Ignazio, la sua completa adesione alla dottrina cattolica e in particolare su quei punti nevralgici, riguardanti la mente, che oggi sono fortemente attaccati dalla cultura secolare. Dunque, quest'ordine è morto? Sì o no? Assolutamente non è morto. È il più grande ordine nella Chiesa cattolica, è l'ordine più potente nella Chiesa cattolica romana. È un ordine militare. A capo ha un generale e tutti gli ordini devono sottostare a esso. Persino il Grande Ordine di Malta. Papa Ratzinger, rivolgendosi ai Gesuiti, 21 febbraio 2008. Ora voglio che ascoltiate attentamente ciò che ha scritto questo papa. E qui c'è il testo italiano per coloro che volessero contestare. È uno scritto tratto direttamente dalla sua pagina web ed è in italiano. Proprio per questo vi ho invitato e vi invito anche oggi a riflettere per ritrovare il senso più pieno di quel vostro caratteristico quarto voto di obbedienza al successore di Pietro. Che non comporta solo la prontezza ad essere inviate in missione in terre lontane, ma anche, nel più genuino spirito ignaziano del sentire con la Chiesa e nella Chiesa, ad amare e servire il Vicario di Cristo in terra con quella devozione effettiva ed affettiva, che deve fare di voi dei suoi preziosi e insostituibili collaboratori nel suo servizio per la Chiesa universale. Che parole forti. Quindi il dovere è quello di amare e di servire. Cosa dice la Bibbia riguardo al nostro dovere? Amare e servire il Signore Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima e con tutta la nostra mente. Qui abbiamo un ordine completamente diverso. Abbiamo l'essere umano che occupa il posto di Cristo, che è servito come se fosse Cristo. Ricordiamolo, l'intera Riforma si era separata dalla Chiesa Cattolica a causa di questioni che sappiamo. E alla fine, dopo molto spargimento di sangue, fu indetto il Concilio di Trento, sostenuto dai Gesuiti. Questo è il Concilio di Trento in conclave. Purtroppo Martin Lutero era già morto quando il concilio di Trento ebbe luogo. E la mia domanda è questa. Il concilio Vaticano II, di cui abbiamo già letto che iniziò nel 1965 e che immediatamente aprì le porte a tutte le comunità cristiane, Affinché fossero accettate di nuovo. Perché prima di questa data era detto che non c'era salvezza al di fuori della Chiesa Cattolica. Per questo si poteva essere salvati solo se si era cattolici. Questo è il motivo per cui io divenni ateo. È vero, perché mia madre era protestante, luterana. E morì quando io avevo 12 anni. E ci vollero quattro anni per morire. E in questi quattro anni, durante il mio insegnamento di religione, mi veniva detto ripetutamente che mia madre, non essendo cattolica, non aveva speranza di essere salvata e che sarebbe andata all'inferno. E cominciai a odiare Dio e lo rigettai. Ma subito dopo il 1965 mia madre tornava in regola. Tutto quello che doveva fare era riconoscere la supremazia del papato. Quindi, persino tutti questi fratelli separati potevano essere incorporati. La mia domanda è la seguente: il Concilio Vaticano II cambiò la posizione cattolica stabilita dal Concilio di Trento? Che non c'è salvezza fuori dalla Chiesa cattolica? Bene, chiediamolo alla Chiesa cattolica: come vedete, le mie citazioni sono tratte direttamente dal Vaticano, direttamente. Questo è il discorso di Sua Santità Benedetto XVI ai partecipanti alla sessione plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede, che in passato era chiamata l'Inquisizione, e Ratzinger ne era il capo. Egli afferma, Signori Cardinali, venerati fratelli nell'Episcopato e nel Sacerdozio, carissimi e fedeli collaboratori, è per me motivo di grande gioia. Inizia tutti i suoi discorsi in questo modo. È per me motivo di grande gioia incontrarvi in occasione della vostra sessione plenaria. Posso così parteciparvi ai sentimenti di profonda riconoscenza e di cordiale apprezzamento che provo per il lavoro che il vostro dicastero svolge al servizio del Ministero di Unità. Quindi, cara Inquisizione, tu hai il Ministero dell'Unità, di far tornare tutti sotto le ali della Madre. Il Ministero affidato in modo speciale al Romano Pontefice. È un ministero che si esprime primariamente in funzione dell'unità di fede, fondato sul sacro deposito, di cui il successore di Pietro è il primo custode e difensore. Insomma, è il primo custode dell'unità. E in particolare la Congregazione per la dottrina della fede ha pubblicato l'anno scorso due documenti importanti che hanno offerto alcune precisazioni dottrinali su aspetti essenziali della dottrina sulla Chiesa e sull'evangelizzazione. Vediamo dove ci porta. Il primo documento è intitolato Risposti acquisiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina della Chiesa. Nelle formulazioni, nel linguaggio, ripropone l'insegnamento del Concilio Vaticano II, in piena continuità con la dottrina della tradizione cattolica. Viene così confermato che l'unica Chiesa di Cristo ha la sua sussistenza, permanenza e stabilità nella Chiesa cattolica e che pertanto l'unità, l'indivisibilità e l'indistruttibilità della Chiesa di Cristo non vengono annullate dalle separazioni e divisioni dei cristiani. È cambiato qualcosa dopo il concilio di Trento? No, è esattamente la stessa cosa. Si usa soltanto una terminologia più fantasiosa. Queste citazioni sono tratte. Da dove sono tratte? Da vaticano.va. Questa è la loro pagina web. Mi piace molto leggere le dichiarazioni di Papa Benedetto XVI. Se le leggiamo non saremo confusi. È incredibile quello che afferma. Ma la gente non si preoccupa di leggere quello che scrive il Papa. Dice: L'affermazione del Concilio Vaticano II che la vera Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica, Costituzione dogmatica lumen gentium, non riguarda soltanto il rapporto con le Chiese e le comunità ecclesiastiche cristiane, ma si estende anche alla definizione dei rapporti con le religioni e le culture del mondo. Lo stesso Concilio Vaticano II, nella dichiarazione dignità tisumane sulla libertà religiosa, afferma che quest'unica vera religione sussiste nella Chiesa Cattolica, alla quale il Signore Gesù ha affidato il compito di diffonderla a tutti gli uomini. Non è cambiato niente. L'unica cosa che è cambiata è il credo protestante. Questo sì che è cambiato. Lungi dall'impedire l'impegno ecumenico autentico, questo fatto sarà di stimolo affinché il confronto sulle questioni dottrinali avvenga sempre con realismo e piena consapevolezza degli aspetti che ancora separano le confessioni cristiane. Quindi il papato non lo tiene gelato, anzi afferma noi siamo il capo, noi siamo unici, la salvezza è solo in noi. Dunque, quando ti unisci a noi, è bene che questo ti sia chiaro. Perché se non mi accetti come capo, tu sei fuori, sei morto, sei perduto. Sono piuttosto tassativi in questo. Wow. Nessun problema. Per cui, dirigiamoci verso la piena unità dei cristiani. Non vi sono dubbi sulla questione. E quando i concili ecumenici dicono: Sapete, Roma è cambiata. Leggete allora piuttosto che cosa affermano loro. Non sono affatto cambiati. Ecco un'altra citazione. Congregazioni per la dottrina della fede. Risposte a quesiti riguardanti alcuni aspetti circa la dottrina sulla Chiesa. Ecco il portavoce ufficiale, di cui Ratzinger era il capo. Adesso il capo è Levada, l'arcivescovo di San Francisco. Primo quesito. Il concilio ecumenico Vaticano II ha forse cambiato la dottrina sulla Chiesa? Chiediamoglielo esplicitamente, se lo chiedono loro stessi. Questa domanda viene dalla loro pagina web. Risposta: il Concilio Ecumenico Vaticano II né ha voluto cambiare né ha cambiato tale dottrina, ma ha voluto solo svilupparla, approfondirla ed esporla più ampiamente. Per spiegarci. Proprio questo affermò con estrema chiarezza Giovanni XXIII all'inizio del Concilio. Paolo VI lo ribadì. E così si espresse nell'atto di promulgazione della Costituzione Lumen Gentium. E il migliore commento sembra non potersi fare che dicendo che questa promulgazione nulla veramente cambia della dottrina tradizionale. Non è chiaro? È assolutamente cristallino. Grazie, almeno sappiamo dove siamo. Ciò che Cristo volle, vogliamo pure noi. Ciò che era, resta. Ciò che la Chiesa per secoli insegnò, noi insegniamo parimenti. Non siamo cambiati. Io sento dire tanti, ma loro sono cambiati, sono cambiati. Qui loro affermano che non sono cambiati. Soltanto ciò che era semplicemente vissuto, ora è espresso. Ciò che era incerto è chiarito, ciò che era meditato, discusso e in parte controverso ora giunge a serena formulazione. Così stanno le cose: o li accetti o sei fuori. Ora, come pensate che abbiano inserito questa dottrina nelle chiese protestanti? E come hanno fatto a far cambiare alle chiese protestanti le cose in cui credevano in ciò che praticano adesso? Il protestantesimo era solito affermare questo è l'anticristo, per questo noi ce ne separiamo. Adesso hanno un altro anticristo, che ancora non è venuto, che probabilmente verrà quando essi non ci saranno più, quindi perché se ne dovrebbero preoccupare? O magari è un anticristo del passato e ora è già morto. È un caos totale. E cosa sostituisce per essi l'anticristo che non riconoscono più? Beh, al presente i gesuiti si prodigano alla diffusione di questo nuovo dogma. Ovviamente non potevano che essere i gesuiti. Uno dei più importanti si chiamava Rahner. Karl Rahner, 1904-1984 e Vaticano II. Certo, dobbiamo capire le loro dottrine. E chi era il suo collaboratore speciale? Niente meno che Papa Ratzinger. Entrambi sono stati gli artefici del Concilio Vaticano II. Karl Rahner è senza dubbio il più importante teologo cattolico del XX secolo. La sua posizione influente tra i suoi contemporanei è dovuta in un certo senso alla sua abilità di mettere in dialogo la teologia e la filosofia. E questa è una cosa molto pericolosa, perché una volta che iniziamo a trasformare la verità in filosofia, non possiamo andare da nessuna parte. Non possiamo andare da nessuna parte. La filosofia è qualcosa che fa inciampare gli intellettuali. Stupendo. Karl Rahner diede origine a una nuova categoria religiosa detta il cristianesimo anonimo. Non è una trovata intelligente? Si afferma che esso abbracci i buddisti, gli altri vari gruppi non cristiani e persino gli atei che sono conscienziosi, giusti e premurosi. Ecco qui i loro cristiani. Essenzialmente, in questa categoria religiosa è presente qualche tipo di fede in Dio, che ne siano consci o no, afferma Runner. Essi sono parte di quel cristianesimo che non si autodefinisce cristianesimo, sono presenti i pagani che hanno ricevuto la grazia senza esserne consapevoli. Non è fantastico? Tutti sono inclusi, tutti vengono abbracciati. Tutto quello che bisogna fare è dire Papa, e sarai a posto. Riconoscete questi due gentiluomini nella foto? Karl Rahner e Papa Razzi. Non dovremmo chiamarlo Papa Razzi, proprio non lo dovremmo fare. Due sacerdoti progressisti in giacca e cravatta al Vaticano II. Durante il concilio, padre Joseph Ratzinger, a destra, era un collaboratore di padre Karl Rahner, a sinistra. Eccoli entrambi insieme. Per favore, notate che cosa disse Rahner. Il motto di Rahner fu essenzialmente questo: Il nostro Signore deve conformarsi al mondo, non quest'ultimo a lui. Ma. Il flusso di Rahner fu enorme, egli accondiscendeva alle attese di un mondo moderno e degli ecclesiastici moderni, le cui orecchie erano impazienti di sentire compromessi dottrinali sotto il pretesto dell'illuminismo. Ecco qui la nuova filosofia. Ho pensato di mettere qui la pagina web della Chiesa luterana Nostro Redentore, che fornisce alcune definizioni sul tema che stiamo affrontando. Leggerò solo l'essenziale. Quali dottrine sono necessarie per l'unità? Del dottor Richard Bucher. Sia nel XVI secolo sia in quello nostro si è ritenuto che per l'unità non sia necessario essere d'accordo su tutto l'insegnamento della Chiesa. Cristiani separati e cristiani divisi hanno bisogno di essere d'accordo solo su dottrine essenziali o necessarie oppure fondamentali. Insomma dovremmo concordare su pochi punti. Credi in Gesù? «Sì, credo in Gesù». «Gesù è l'unica via di salvezza?» «Questo non è importante. Essenzialmente crediamo in Gesù». «Voi musulmani credete in Gesù?» «Sì, Gesù era...» «Oh, stupendo! Era un bravo profeta!» «E quindi abbiamo punti di contatto. Con questo ragionamento, quanto ci vuole perché alla fine non vi rimanga niente?» Giusto, qual è lo scopo del protestantesimo e quale quello dell'ordine dei gesuiti? Lo scopo del protestantesimo è diffondere il Vangelo della salvezza in Gesù Cristo, diffondere la buona novella. Il Messia è venuto, venite voi tutti che siete affaticati e oppressi ed Egli vi darà riposo. Non è lo stesso per il gesuitismo. Non posso fare troppa pressione, afferma Nicolini in History of Jesuits, nella mente dei miei lettori, ribadendo il fatto che i gesuiti, per la loro specifica chiamata, per l'essenza stessa della loro istituzione, sono vincolati a promuovere con ogni mezzo, giusto o sbagliato che sia, l'estinzione del protestantesimo. Questa è la condizione della loro esistenza, il dovere chiamati a compiere, altrimenti devono cessare di essere gesuiti. Ecco perché sono venuti all'esistenza. Di conseguenza li troviamo in questo diabolico dilemma: i gesuiti adempiranno i doveri della loro chiamata oppure no. In primo luogo, essi devono essere considerati come i più grandi nemici della fede protestante. In secondo luogo, come sacerdoti malvagi e indegni. In entrambi i casi, perciò, devono essere visti sia con avversione, sia con diffidenza. Parole senza mezzi termini. Ora diamo uno sguardo a come è cambiato il mondo dopo il Vaticano II. Quale conseguenza ha avuto questa nuova teologia che abbraccia tutti? Il concilio di Vaticano II e il rinnovamento carismatico. Sapevate che in realtà il rinnovamento carismatico ebbe inizio solo in seguito a Vaticano II? Ecco Papa Giovanni XXIII, che convocò il concilio. Il 25 gennaio 1959, solo due mesi dopo la sua elezione, Papa Giovanni XXIII sorprese il mondo con l'annuncio del concilio per dare alla Chiesa la possibilità di contribuire in modo più efficace alla soluzione dei problemi dell'età moderna. Il suo annuncio risuonò come un'eco gioiosa e suscitò l'interesse da parte di non cattolici e persino di non cristiani. Wow, qui abbiamo un ecumenismo totale. Ciò ha dimostrazione del fatto che l'importanza storica dell'evento non sfuggì a nessuno. Vaticano II e il movimento carismatico. Il cardinale preposto per supervisionare questa questione e che prestò servizio nella maggior parte dei comitati era Sunens. Il cardinale Joseph Sunens nel 1976 ricevette il premio Templeton. Qui c'è un collegamento interessante, ma occupiamoci di quello precedente. Sunens era anche massone, essendolo diventato il 15 giugno del 1967. Fu scelto da Papa Giovanni XXIII per essere uno dei capi ideatori degli incontri di Vaticano II e partecipò ai quattro maggiori comitati del Concilio. Sunes dichiarò, dopo aver avuto questa esperienza carismatica, la mia lealtà al Santo Padre come vicario di Cristo nel mondo è cresciuta e si è rafforzata. Il mio apprezzamento per Maria, quale corredentrice e mediatrice della mia salvezza, si è radicato. La mia rivalutazione per la messa, quale sacrificio di Cristo, si è rinvigorita. Il protestantesimo rigetta tutti questi punti. Eppure questa esperienza carismatica l'ha condotto ad abbracciare i suoi elementi dottrinali con maggiore fervore. Questo è ciò che ha da dire il Vaticano sui carismi. Dichiarazione di Vaticano II sui carismi. Non è solo per mezzo dei sacramenti e dei ministri ecclesiastici che lo Spirito Santo santifica e conduce le persone a Dio. Innanzitutto notate per favore questa affermazione: se si partecipa a un sacramento si viene santificati. Quindi un'azione sarebbe in grado di santificare? Secondo la Bibbia invece non si ottiene la salvezza per mezzo di opere. Secondo la Bibbia. Egli distribuisce grazie speciali tra i fedeli di ogni rango. E ora ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Questi doni carismatici, che siano i più eccellenti o i più comuni, devono essere ricevuti con ringraziamento e consolazione. Perché sono straordinariamente idonei e utili per i bisogni della Chiesa. Non è straordinario? Perciò questo è ciò che afferma Vaticano II. Abbracciamo tale visione, perché essa aiuterà la nostra Chiesa. Papa Paolo VI, parlando durante la conferenza internazionale, nel 1975, sul rinnovamento carismatico cattolico, affermò: Il 1975 rappresenta l'anno della maturità del rinnovamento nella Chiesa cattolica. E continuò: Niente è più necessario per questo mondo, sempre più secolarizzato, della testimonianza del rinnovamento spirituale, come vediamo che lo Spirito Santo sta suscitando in diverse zone e nei contesti più svariati. Allora, questo rinnovamento spirituale, come potrebbe non essere un'unica? Opportunità per la Chiesa e per il mondo. E come, in questo caso, non impiegare ogni mezzo per assicurare la continuità di tale rinnovamento? Chi c'è dietro a questo rinnovamento carismatico? Il Papa stesso parlò in lingua. Nel 1975 Papa Paolo VI predicava. Ed ecco cosa riporta Christianity Today. Vescovi, arcivescovi e cardinali cercando di tenere i loro cappelli fermi, cantavano e danzavano in estasi, abbracciandosi l'un l'altro e alzando le mani al cielo, mentre il discorso di Giovanni Paolo VI fu enfatizzato da estasi. Il Papa parlò in lingue. Eccolo qui, questo grandissimo movimento. Alberto, chissà quanto siano accurate le tue dichiarazioni. Tuttavia, sono storiche e quindi almeno attendibili. Alberto afferma: Catherine Coleman era uno dei più grandi agenti segreti di Roma. E incaricata di penetrare il mondo dei pentecostali e dei protestanti attraverso il movimento carismatico. Era un'esperta di ipnosi e aveva un potere psichico tremendo. Come premio per il suo straordinario lavoro, le fu concessa un'udienza privata col Papa. Come conseguenza del suo lavoro, molti insegnano adesso sull'unità, mentre pochi predicano separazione e santità, elementi che Roma temeva. I fatti sono questi. Ecco una foto di Catherine Coleman mentre parlava alle persone e le guariva, proprio come i telepredicatori fanno oggi. E qui c'è una foto di questa taumaturga carismatica vissuta dal 1907 al 1976. Catherine Johanna Kuhlman era un'americana del XX secolo, guaritrice carismatica, credeva nei miracoli e nella liberazione demoniaca per mezzo della potenza dello Spirito Santo e faceva parte del braccio pentecostale della cristianità protestante. Dunque ecco il protestantesimo che riceve queste fusioni. Nel 1972 fu conosciuta grazie alle sue crociate di guarigioni. Infatti il Time Magazine una volta la chiamò un'autentica donna santuario di Lourdes. Volete essere guariti? Andate da Catherine Coleman. La Coleman ricevette l'onoris causa dalla Oral Roberts University. Non voglio addentrarmi. Potete vedere tutto ciò nel mio precedente DVD. Nel 1973 Benny Hinn prese parte a una delle sue crociate di guarigione che rappresentò il catalizzatore del suo ministero. È grazie a Catherine Coleman che oggi abbiamo l'esperienza dello Slain in the Spirit, una sorta di svenimento improvviso reso da lei popolare nei circoli evangelici. Homer Duncan, in Movimento Ecumenico, descrive il Convegno del Piano Evangelo del 1975. Desidero farvi notare ciò che ebbe a dire Catherine Coleman riguardo al papato. Per presupposto è il protestantesimo stesso a parlare. Avvenne al convegno mondiale dell'Associazione degli Uomini d'affari del Pieno Evangelo, tenutosi presso Anaheim, in California, nell'estate del 1975, è lo stesso anno in cui il Papa parlò in estasi. Vari oratori di diverse denominazioni usarono espressioni come l'ecumenismo carismatico, l'ecumenismo del Signore e l'Eucaristia carismatica. L'enfasi sulla riconciliazione con tutte le Chiese rappresentò il tema principale e i cattolici carismatici svolsero un ruolo preminente durante il programma. Catherine Kuhlman disse citazione testuale desidero sappiate che Papa Paolo VI si sarebbe trovato molto bene in questo grande convegno mondiale. Avrebbe compreso tutto quello che stava avvenendo. Avrebbe capito che questo è parte del grande piano di Dio. Io credo che il movimento carismatico sia stato creato e utilizzato come grandissima spinta per l'unità. Dopotutto si può pensare, se l'effusione dello spirito è la stessa, allora tutto deve essere buono. Il sacerdote cattolico John Bertolucci, uno dei principali oratori di questo convegno, raccontò del suo battesimo nello Spirito Santo dicendo, Durante la settimana abbiamo la messa carismatica, un'esperienza davvero magnifica nell'adorare il Signore in mezzo alla Santa Eucaristia. E poi continua, ma voi sapete che il Signore sta facendo una cosa interamente nuova? Sta espandendo il suo Spirito su ogni carne, su tutte le denominazioni, su tutti. E questo è l'ecumenismo del Signore. Affascinante. Tutte le strade portano a Roma. E per questo si avvalsero della Chiesa Presbiteriana Libera di Scozia. Desidero sappiate ciò che ha da dire quest'uomo. È il responsabile del sinodo presso la Chiesa Presbiteriana Libera di Scozia. Egli scrisse questo quando queste cose stavano accadendo, nel 1975, non troppo tempo fa. Ecco che cosa ebbe a dire a nome della sua Chiesa protestante. Era l'addetto al Sinodo. Il movimento ecumenico che voi lodate, lo scrisse su The Times, il movimento ecumenico che voi lodate è il più grande disastro che affligge la Chiesa cristiana in questo secolo. Tale movimento ha ridotto le chiese professanti di questa nazione in una cozzaglia di organizzazioni incruente, inette e deboli, che difficilmente sono in grado di elevare un gemito a favore di Cristo e della sua verità. C'è poco da meravigliarsi se il male progredisce come sta avvenendo e che le tenebre spirituali diventano sempre più dense con il passare degli anni. Voi considerate fanatico e settario un corpo di cristiani professanti caratterizzati da condotta sobria e profonda spiritualità mentale. Notate, questa è un'inversione di tendenza. Se credete nella Bibbia siete dei fanatici, dei bigotti, ma se credete nell'esperienza emozionale allora siete cristiani. Se è così, allora gli illustri uomini di Dio, come John Knox in Scozia, Giovanni Calvino e Martin Lutero in Europa e l'arcivescovo Cranmer in Inghilterra, al loro tempo erano dei fanatici rispetto al papato. Siamo felici di essere in tale compagnia. È quello che disse. Temo che dichiarazioni di questo tipo non esistano più. Non ce ne sono più voci così coraggiose. Il conformismo di massa diventa sempre più diffuso. Papa Giovanni Paolo II il rinnovamento carismatico. Ciò che affermano è davvero impressionante. In un incontro con 500.000 rappresentanti dei vari movimenti della Chiesa Cattolica, alla vigilia della Pentecoste del 1998, Giovanni Paolo dichiarò apertamente apritevi docilmente ai doni dello spirito accettate con gratitudine e ubbidienza i carismi che lo spirito non cessa mai di conferirci insomma aderite a qualsiasi fenomeno però che dice la Bibbia? Non dobbiamo provare gli spiriti e chiederci: questo fenomeno proviene da Dio oppure no? Il Papa invece afferma: aderite a qualunque fenomeno, perché è questo di cui abbiamo bisogno. E quanti ce ne sono nella Chiesa Cattolica? Se non credete che la Chiesa Cattolica sia dentro questi fenomeni, guardate i suoi vescovi carismatici. Oh mamma mia. Beh, questi sono tutti preti. Preti carismatici provenienti da diversi movimenti si sono incontrati in Vaticano in ottobre del 1990. Ed eccoli qui all'interno del Vaticano, marzo 1996. Questa è la sfida. Più è grande, meglio è. Movimento carismatico cattolico. Papa Giovanni Paolo II, il 1 marzo 1999, si rivolge al Concilio pontificale per la laicità. Abbiamo sperimentato la grazia di una nuova Pentecoste. Ci sono molti segni di speranza che sono fioriti per la missione della Chiesa, tra cui ci sono la valorizzazione dei carismi, rinnovato zelo per l'evangelizzazione e aumento di laici impegnati. Questo è un movimento che lavora tra la gente. Facciamolo anche noi. Lavoriamo tra la gente. Nel 98, papa Giovanni Paolo II dichiarò: Vieni, Spirito Santo, vieni e rinnova la faccia della terra. Vieni con i tuoi sette doni. Vieni, Spirito di vita, Spirito di comunione e di amore. La Chiesa e il mondo hanno bisogno di te. Vieni, Spirito Santo, e rendi ancora più fruttiferi i carismi che tu hai sparso su di noi. Dona nuova forza e zelo missionario a questi tuoi figli e figlie che sono radunati qui. Apri il loro cuore, rinnova il loro impegno cristiano per il mondo, fai di loro dei messaggeri coraggiosi per il Vangelo, dei testimoni di Gesù Cristo risorto, il Redentore e il Salvatore del mondo, rafforza il loro amore e la loro fedeltà alla Chiesa. Suona bene! Poi affermò arditamente che i movimenti sono la speranza della Chiesa. E il cardinale Ratzinger disse esattamente la stessa cosa: definì questo tempo un'ora pentecostale. Ora, cosa c'è fondamentalmente di sbagliato in questo? La Bibbia dice che il Signore Gesù Cristo sarebbe andato in cielo e i discepoli avrebbero dovuto aspettare per ottenere l'effusione dello Spirito che doveva procedere da lui. Disse loro, quello che chiederete, nel nome di chi? Nel mio nome? Lo farò affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Poi Gesù racconta una storia. Un figlio chiede il pane. Il Padre invece gli darebbe pietre? O un serpente invece di un pesce? Poi Gesù contestualizza. Se voi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà, che cosa? Lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Quindi se noi chiediamo nel nome di Gesù, Dio ci accorda il dono dello Spirito per la diffusione del Vangelo. Questo è l'obiettivo. In questi movimenti carismatici si parla invece di accesso diretto allo Spirito Santo. Cristo è messo da parte e questo non è biblico. Incontrandosi con i movimenti ecclesiastici, papa Giovanni Paolo II disse: Con il Concilio Vaticano II, di recente il Consolatore ha dato alla Chiesa, che secondo l'espressione dei padri è il luogo dove fiorisce lo Spirito, ha dato una Pentecoste rinnovata, infondendo un nuovo dinamismo mai visto prima. Ogni volta che lo Spirito interviene, riempie di stupore e suscita eventi la cui novità sbalordisce. Poi continua affermando il bisogno di guida e di carismi, dichiarando ancora che lo Spirito Santo non si limita a santificare e a guidare il popolo di Dio per mezzo dei sacramenti e dei ministeri, ma anche attraverso queste fusioni. E Papa Ratzinger aggiunge, prima di rispondere alle domande poste da un'assemblea formata da più di cento vescovi e cardinali, disse «Ho avuto la gioia e la grazia di vedere giovani cristiani toccati dalla potenza dello Spirito Santo. In un tempo di stanchezza spirituale, quando girava la voce di un inverno della Chiesa, lo Spirito Santo stava creando una nuova primavera. La sfida oggi è quella di non permettere alla fede di ritirarsi in gruppi chiusi, ma di averla per illuminare tutti e di parlare a tutti». Che diritto hanno di dire questo? Come sono riusciti ad aprire le porte dello Spirito? Ecco un indizio. Roma, 7 maggio 2006. Questo proviene da una fonte cattolica. Più di 10.000 membri delle comunità del rinnovamento carismatico cattolico osserveranno la vigilia della Pentecoste con Benedetto XVI. Ed ecco cosa affermarono. Il Dio sconosciuto. Lo Spirito Santo, considerato fino a qualche anno fa il Dio sconosciuto, è colui che, con la sua grazia, instancabilmente cambia la vita di migliaia di persone sparse in tutti gli angoli della terra, le quali con gioia rinnovata, per mezzo dell'esperienza del battesimo nello Spirito Santo, iniziano una nuova vita, vissuta proprio nello Spirito Santo. Questo è ciò che dissero. Quindi c'è un cambio di rotta allontanamento da Gesù Cristo e dalla sua centralità da cui provengono tutte le cose per seguire invece un'adorazione diretta dello Spirito Santo. E si cantano inni molto interessanti, si invoca lo Spirito Santo, si parla con lui e si rivolgono preghiere e si dice Vieni e fai questo per me. Questo significa non seguire la direzione biblica. La direzione biblica è che nessuno viene al Padre se non per mezzo di chi? Di Cristo. Dunque la centralità di Cristo è stata depistata. Egli è colui che noi desideriamo onorare. Si riferiscono allo Spirito Santo. Egli è colui che noi desideriamo onorare e glorificare pubblicamente, rispondendo all'appello che sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI fecero al CCR e all'intera Chiesa: appello a diffondere la cultura della Pentecoste e l'azione dello Spirito Santo nella vita della Chiesa in ogni credente, aggiunse il direttore. Questa celebrazione, che includerà momenti di preghiera? Adesso vi chiedo di ascoltare attentamente perché la questione diventa ambigua. Includerà momenti di preghiera, ascolto, testimonianze e invocazione dello Spirito. E si concluderà con una celebrazione di preghiera, un concerto musicale e una danza che sarà presentata come preghiera da artisti provenienti da diverse nazioni. Dove stiamo andando? Si propone una liturgia e un rituale che si oppone alla fede. Straordinario. Da dove arriva tutto questo? Padre Raniero Cantalamessa, noto predicatore pontificio e Padre Tom Forrest, uno degli iniziatori dell'esperienza carismatica nella Chiesa cattolica, parleranno della grazia e della potenza dello Spirito Santo durante la celebrazione che si terrà a Marino. Affascinante. Quindi, ecco un movimento che cambia il volto della cristianità, rifocalizzando la cristianità in una direzione totalmente nuova. E si tratta di un movimento basato fortemente sull'esperienza. Ora i gesuiti preparano la strada in questo mondo, inizialmente lavorando e disfacendo lentamente i principi morali della cristianità. E uno dei modi in cui lo fecero fu attraverso il movimento degli hippies. Ecco il movimento degli hippies, è degli anni 60, quando apparvero droghe, amore libero e tutte quelle belle cose. The Jesus People, il movimento degli hippies era guidato da Gesuiti, come ad esempio MacSorley dell'Università di Georgetown. Quando vedevate quelle piccole macchine dove veniva distribuita la droga, ricordate che i Gesuiti erano nei dintorni. Max Orley, dell'Università di Georgetown, università gesuita. Ciò condusse al Gesù anti-istituzionale, con i capelli lunghi e la filosofia del lasciati andare, il Vangelo dell'amore, il Vangelo della liberazione, il Vangelo della prosperità, il Gesù del bar, il Gesù del rock and roll, il Gesù esistenziale che incontra i bisogni di tutte le culture, tutti i credi. Questa è la direzione che segue la folla. E voi pensavate che il movimento hippie fosse estinto? Non è così. Oggi il movimento Hippies è incorporato in altre organizzazioni che da esso derivano, per esempio il movimento Greenpeace. Non è straordinario? E poi ci sono ad esempio gli Amici della Terra, gli Action Coalition, l'Unione Americana per le Libertà Civili, l'Organizzazione Internazionale Greenpeace, il Global Recycling Network, lo US Fish and Wildlife Service, il Social Party USA, eccetera. Dunque enormi organizzazioni sono sorte da quel movimento. Ed ecco McSorley. Era solito stare agli angoli delle strade. Venne anche arrestato. Era la mente della prima linea. Sul cartello ha scritto dovremmo promuovere la vita e l'amore o la morte e l'odio. Prete gesuita e professore di pace presso l'Università di Georgetown venne chiamato prete marxista. E chi erano i suoi studenti? Bill Clinton era un suo studente. Straordinario. Furono i professori di Georgetown che sostennero l'istruzione di Clinton. E cos'altro era MacSorley? Era il consigliere di tutta la famiglia Kennedy. Quindi ecco un geniale attivista in tutti questi settori. Ecco Voice. È la pagina web dell'università di Georgetown che parla di MacSorley. E dice che nella sua classe c'era Bill Clinton, di cui era consigliere, oltre che amico e confidente della famiglia Kennedy. Era anche correlato con Martin Luther King. Vi prego di notare quello che disse di Martin Luther King. Lo vedi come una grande figura di Cristo. Quindi decisi di seguirlo e marciai con lui. King mi spiegò il significato del Vangelo. Egli ci insegnò che Gesù aveva a cuore l'amore non violento, la giustizia razziale e la riappacificazione. E ci indicò pure come vivere il Vangelo. Non è interessante? Quindi dietro tutti questi movimenti attivisti c'erano i gesuiti. L'industria della musica, l'industria del rock che ebbero inizio semplicemente con i gruppi come i Beatles e tutti gli altri. Ed ecco i Beatles e le loro canzoni su Lucy in the Sky with Diamonds. Ve la ricordate? Ora, che significa l'acronimo del titolo della canzone? LSD. Significa un mondo di droga. E dietro tutti questi movimenti c'erano i gesuiti. Il nichilismo di Nietzsche. Il nichilismo è quella nozione secondo cui le norme etiche sono razionalmente ingiustificabili e il conseguente stato di disperazione per il vuoto della vita ne è il risultato. Chi crea il vuoto? Chi introduce la droga e afferma che non c'è uno scopo nella vita? Se si eliminano i principi morali e la Bibbia, non resta più nulla. Quindi si manifesta l'amore libero, l'esistenzialismo. Ognuno segue la moda e tutto è lecito. Finché arriva un momento in cui dici sto sprecando la vita, qual è lo scopo di tutto ciò. Allora cerchi di colmare il vuoto, la mancanza. Ed è qui il pericolo. Nietzsche definì questo concetto come la situazione che si crea quando tutto è permesso. E questo mondo di droga era importante. Nell'intervista di Rick Martin con Eric John Phelps, Phelps afferma che i Beatles erano controllati dai Gesuiti e che il mondo della droga è controllato da Roma, per mezzo della mafia, che a sua volta è controllata dai Gesuiti. Ecco i Beatles con le loro canzoni sulla droga. I Beatles furono la prima rock band a usare la triade del diavolo sulla copertina di un album. Qui potete vedere che la usano. Qui è persino animata. Dunque non c'è speranza. Van Helsing afferma che i Beatles usavano i messaggi rovesciati. Ecco cosa affermò. Canzone Revolution No. 9. Messaggio Comincia a fumare marijuana e trasformami in un uomo morto, riferendosi a Gesù. Nel 1962 presso Hamburger Star Club, John Lennon disse a Tony Sheridan, So che i Beatles avranno successo come nessun altro gruppo prima di loro. Lo so per certo, perché per questo successo ho venduto la mia anima a Satana. Questo è tratto da Jan van Helsing, Geheimgesellschaften und ihre Macht, ed è una sua citazione. Dunque si ha questo cambiamento di filosofia che conduce a una nuova filosofia. E la cura di Heidegger si introdusse in questo mondo senza senso. Il caring di Heidegger, Dio è morto. Perciò le risposte della vita si trovano in se stessi. Ne avete sentito parlare in televisione? L'autostima e la psicologia cristiana suppliscono al senso di vuoto. Heidegger insegnò che l'anima si sarebbe resa autentica mediante il servizio nei confronti degli altri, altrimenti detto caring, prendersi cura. Quindi, adesso abbiamo un cristianesimo caring. La cura esistenziale di Heidegger. Zorge sta per prendersi cura degli altri ed è basata su Dasein, essere presente. Quindi eccomi qui. Sono nei pasticci. Come ne posso uscire? Come posso ottenere una qualche forma di spiritualità? Mi prendo cura degli altri. Questa è la religione dell'Iur, la religione dell'anticristo. Messo da parte Dio, la Chiesa stabilisce gli standard e istruisce, allena, le masse per mezzo della psicologia cristiana, del direttore spirituale, del PNL, programmazione neurolinguistica, dei laboratori di caring, eccetera, fino a che non si raggiunge una nuova formazione spirituale. Questo è un riassunto di ciò a cui stiamo andando incontro. Ora vediamo come hanno attuato tale filosofia. Passo numero due, creare una nuova moralità, cambio di direzione. Ora, dobbiamo uscire da questo mondo senza senso per entrare in un'esistenza sensata. E di nuovo, chi c'è dietro questo? I gesuiti. E potete vedere la foto. Ecco padre Gustavo Gutierrez. Per mezzo di quest'uomo impariamo dal cattolicesimo. Come essa deve prendere posizione apertamente contro le ingiustizie sociali e a favore del processo rivoluzionario. Quindi cambiamo la religione. Dall'adorazione di Gesù e fondati su una religione incentrata su Dio, spostiamoci verso una religione sociale. Leonardo Boff, la Chiesa deve essere definita in termini di energia, carisma ed il progresso mondiale riportato da Richard McBrien. Chi sono queste persone? McBrien, chi sei? E perché citi tutte queste persone gesuite? Ecco, questo è lui. Vediamo. Richard P. McBrien è professore di teologia presso l'Università di Notre Dame. Molto interessante. Già presidente della Società Teologica Cattolica d'America. Interessante. Ricevette il premio di John Carney Murray per conseguimenti distinti. Nel passato, padre McBrien ha prestato servizio come commentatore degli eventi cattolici presso l'emittente CB5. È un uomo importante. Dove fu istruito? Oh, presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. L'Università Gesuita. Non ha forse detto il Papa, Tu, gentiluomo, tu cambierai il mondo per mezzo delle istituzioni? Vediamo cosa ha da dire quest'uomo. Egli afferma: la missione della Chiesa è di servire il popolo, in particolare i poveri, gli oppressi e gli emarginati. Anche se per questa missione sono necessarie le strutture delle autorità, queste strutture comunque sono sempre subordinate a esse e devono essere giudicate per la loro capacità di rendere abili la Chiesa ad adempiere la missione. E vai, cambiamo la nostra religione. Abbiamo bisogno di mense per i poveri. È di questo che abbiamo bisogno. C'è qualcosa di sbagliato nelle mense per i poveri? Assolutamente no. C'è qualcosa di sbagliato nel risollevare qualcuno? Assolutamente no. Ma se la tua religione si riduce a questo, allora hai scambiato la fede per le opere. Le opere devono essere una conseguenza e vedremo qual è la differenza. McBrien scrive: Dai femministi proviene la visione della Chiesa come una comunità in esodo. Quindi qui abbiamo il femminismo. Che bello. Chiamata ad abbandonare l'ordine sociale stabilito e i suoi agenti religiosi di sacralizzazione e di testimoniare di un ordine sociale alternativo. Cambiamo il mondo. McBride dice che dobbiamo essere agenti di cambio e applica il termine a servitori, modello per la Chiesa, proclamando il Vangelo mediante l'applicazione del Vangelo per la battaglia in favore della giustizia sociale, la pace e i diritti umani. Chiedo scusa, ma è davvero questo il Vangelo di Gesù Cristo? Sì o no? Certamente no. Ci viene proposto un nuovo Vangelo. Le attività della Chiesa in nome della giustizia sociale e dei diritti umani non sono semplicemente preparatorie per la vera missione della Chiesa, come era intesa la nozione pre-evangelizzazione prima di Vaticano II. L'impegno della Chiesa, e il suo coinvolgimento, la lotta per la giustizia sociale, la pace e i diritti umani sono una parte essenziale o costitutiva della sua missione. Questo è il nostro compito, si dice. Dobbiamo predicare l'ordine sociale? No. Dobbiamo predicare Gesù Cristo. E lui crocifisso. Dobbiamo predicare la salvezza che sia per mezzo di lui, solo per mezzo di lui. Dobbiamo predicare il ravvedimento. Dobbiamo predicare la giustificazione. Dobbiamo predicare la santificazione. Quello che ci viene proposto non è il Vangelo, questo è un nuovo Vangelo. Matteo dice: Guardatevi dal fare la vostra elemosina davanti agli uomini, per essere da loro ammirati. Se vuoi fare del bene, fallo in silenzio. Se vuoi aiutare qualcuno, allora fallo senza vantarti. Mentre essi dichiaravano di essere zelanti per l'onore della legge, il fine che in realtà ricercavano era la propria gloria, e Cristo avrebbe loro mostrato che colui che ama se stesso è un trasgressore della legge. Così dice questo scrittore protestante. Quindi prepariamo la mente per la nuova spiritualità. E ora stiamo arrivando alla parte pericolosa. Vi sto presentando la storia lentamente. E quando arriveremo al seminario successivo faremo il punto. È terribile dove siamo arrivati. Conoscete gli esercizi spirituali di Loyola? Come si raggiunge la spiritualità? Ora ricordate che questi sono stati scritti 400 anni fa. Non vi leggerò tutto, ma vi mostrerò l'essenza. Ho scaricato tutto, potrei parlare per tutto il seminario solo su questa cosa. Questo è di Ignazio di Loyola, il fondatore dell'ordine dei Gesuiti. Ricordate cosa disse di lui il protestantesimo? Era caduto in crisi mistica e trovò un modo per sviluppare una spiritualità non più basata sulla fede, ma su se stesso. Ed egli scrive che la prima cosa da fare è di creare la contemplazione. Per cui appartatevi in una stanzetta e immaginate l'ambiente spaziale. Cioè, se volete avere un'esperienza con Gesù Cristo, allora nella vostra mente contemplate la scena, immaginate il luogo. È da notare qui che in una contemplazione visibile o meditazione, come per esempio quando uno contempla Cristo nostro Signore, che è visibile, la contemplazione sarà da concretizzare con gli occhi dell'immaginazione, mediante la quale... Verrà rappresentato il posto concreto dove si trova la cosa che io voglio contemplare. Quindi questa è spiritualità. Ho bisogno di una stanzetta tranquilla, ho bisogno di contemplare questa cosa, ho bisogno di vederla e alla fine essa diventa una realtà a cui posso realmente parlare. A Cristo o a qualsiasi altra cosa che ho in visione. E così posso avere una conversazione a tu per tu. Invece, in una contemplazione astratta o meditazione, come nel caso della tendenza al peccato, la contemplazione sarà di vedere con la vista dell'immaginazione e di considerare che la mia anima è imprigionata in questo corpo corrotto. E quindi ho questa esperienza. Poi Loyola spiega che ognuno deve iniziare con una preghiera particolare. È come una filastrocca. Si ripete, si ripete ancora e di nuovo. Egli dice l'evocazione del re temporale aiuta a contemplare la vita del re eterno. Quindi siamo in piena idolatria. Egli dice che quando si vuole contemplare Gesù non è difficile. Prendi un re terreno. Un meraviglioso re terreno che è modello di Gesù. Ora a chi si sta riferendo? Al Papa. Egli dice che prima bisogna iniziare con l'immaginazione. Vedi e rivedi il luogo, vedilo con la tua fantasia. E poi bisogna porre davanti a me un re umano, eletto direttamente da Dio nostro Signore, a cui prestino riverenza e obbediscano tutti i principi e tutti gli uomini della cristianità. Di chi si tratta? Comincio a sospettare che si tratti del Papa. La seconda cosa da fare è osservare come questo re parla a tutti i suoi, dicendo: è mia volontà conquistare tutto il territorio degli infedeli. Pertanto, chi vorrà venire con me dovrà contentarsi di mangiare come mangio io e così di bere, vestire, eccetera. Dunque, devo diventare povero come lui. Allora dovrei diventare strarico possedere una papà mobile e andarci in giro. Terza cosa da fare, considerare che cosa debbano rispondere i buoni sudditi. Poi Ignazio di Loyola parla della penitenza: dice che la penitenza debba essere interna ed esterna. Non basta rivolgersi a Gesù e dire: Signore ho peccato, perdonami. No, deve essere pure esterna. Devo castigarmi, devo punirmi. Come mi punisco? Bene, un modo riguarda il mangiare. Si noti che eliminare il superfluo non è penitenza ma temperanza. Penitenza è sottrarre dal necessario. Quanto più, tanto meglio. Quindi inizio a mangiare soltanto quello di cui ho assolutamente bisogno per sopravvivere. Le briciole di pane e quant'altro. E poi arriviamo al sonno. Non è sufficiente togliere il superfluo, no. Non hai bisogno di cose comode. Devi dormire su un pavimento duro, preferibilmente mettendoci dei chiodi sotto. Ora potete capire perché molti di questi ordini monastici hanno frati che sono così scheletrici, così emaciati. Dormono sui pavimenti. Viene loro detto cosa devono mangiare e nessun cibo deve avere un buon sapore. Perché bisogna fare penitenza. Poi continua dicendo che bisogna infliggere il castigo corporale, cioè procurarsi dolore sensibile, che si ottiene percuotendosi le membra con cilici o cordicelle o catenelle di ferro, flagellandosi o ferendosi. È lui che sta scrivendo queste cose, non lo sto inventando io. Bisogna flagellarsi con fruste, bisogna incatenarsi: è per questo motivo che esiste l'opus Dei e tutti questi gruppi indossano cavigliere di dolore. Così quando si muovono sentono un dolore atroce che ricorda il loro impegno preso. È orribile. Questa è la cristianità moderna. Ecco cosa avviene nelle Filippine: si percuotono, si crocifiggono. Sono gli esercizi spirituali di Loyola. Bisogna pagare per i propri peccati. La fede dichiara il mio Signore è morto sulla croce e ha pagato per i miei peccati al posto mio. L'unica cosa che devo fare è andare a Lui e pentirmi. Ma secondo Loyola bisogna andare oltre, flagellarsi. E poi si deve ancora progredire. E poi si devono esaltare gli ordini religiosi. Per cui il vostro modello di comportamento devono essere tutti gli ordini religiosi onnipresenti. Promuovere il celibato sacerdotale, stupendo, e la castità monacale. Esaltare i voti religiosi, venerare le reliquie dei santi. Quindi bisogna recarsi presso le reliquie, toccare le ossa e tutte queste belle cose. Osservare le disposizioni sui digiuni e le astinenze, come quelli della Quaresima, delle Quattro Tempora. Dunque, ora abbiamo bisogno di tante feste per riempire la nostra vita. Vedete cosa è contemplato qui? Ora voi penserete che queste cose siano vecchie di 400 anni. Allora ho per voi delle notizie scioccanti. Dobbiamo capire gli esercizi spirituali di Loyola, se vogliamo capire i gesuiti. Come avere il giusto stato d'animo in seno alla Chiesa militante. Prima regola, dopo aver messo da parte ogni giudizio, sono affermazioni di Loyola. Ecco la sua statua in Vaticano. Prima di tutto bisogna mettere da parte il giudizio. Dice. Che disse Papa Benedetto? Dovete essere come un cadavere. Perinde ac cadaver. Dobbiamo avere l'animo disposto e pronto a obbedire in tutto alla vera sposa di Cristo nostro Signore, che è la nostra Santa Madre Chiesa Gerarchica. Poi... Quello che io vedo bianco deve essere nero, se lo stabilisce la gerarchia della Chiesa. Questi sono gli esercizi spirituali di Loyola. L'obbedienza cieca è assolutamente indispensabile. Ed ecco la famosa dichiarazione sul fatto che devono obbedire. Perinde ac cadaver, come un cadavere. Non bisogna avere una propria opinione. E allora... Questa corrente di pensiero ignaziana oggi è morta o è viva e vegeta? Al punto che sta distruggendo il protestantesimo? E questa è la domanda cruciale. Gli esercizi spirituali contemporanei, come diffusi nel National Jesuit News. Veniamo al tempo attuale. Gli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola appartengono alla Chiesa. Di per sé coinvolgono i colleghi laici e i gesuiti in un modo efficace creano conversioni e comunità spirituali a cui gli americani aspirano, incoraggiano le pie donne a offrire carismi femminili alla Chiesa Mondiale e aiutano la laicità a scoprire i propri carismi confermati dalla preghiera, offrono un modo certo per trovare Dio che opera in tutte le cose e individuano un pratico progetto di vita contemplativa in azione. Oh, se sapeste che cosa significa tutto questo? Significa avere cristiani del tipo mercanti in fiera. Proprio come i cristiani al mercato. Abbiamo insomma un cristianesimo contemplativo. Ecco che dicono ancora. Ignazio di Loyola creò e diresse questo apostolato per 15 anni prima di ricevere l'ordinazione sacerdotale. Affermano che la storia proverebbe che gli esercizi spirituali si dimostrano essere uno strumento sorprendentemente efficace di spiritualità laica persino nell'era postmoderna. Oggi, insomma, per favore notate che chi sta scrivendo è un'organizzazione gesuita. Questi esercizi vengono usati in tutto il mondo da e per laici sotto diversi format e offrono la base delle spiritualità sofisticate da immettere sul mercato. Bene, hanno qualcosa da vendere. E si tratta della via verso l'inferno. Questa non è una religione biblica. È corretto affermare che oggi, in continua crescita, a praticare questi esercizi c'è più gente che in qualsiasi altro tempo della storia. Ed è pure corretto affermare anche qualcos'altro. Gli esercizi spirituali sono usati come uno strumento apostolico dalla laicità più preparata. Quindi non pensate che siano solo gli stessi Gesuiti ad averne il controllo, perché a loro volta hanno preparato un esercito di centinaia di migliaia di persone laiche, mediante i loro esercizi. E sapete in che modo questo raggiungerà pure ognuno di voi? Lo trovate sulla loro pagina web: i ritiri iniziani e gli esercizi spirituali al nostro tempo. Ecco un ritiro ignaziano di otto giorni. Otto giorni di ritiro ignaziano per preti, religiosi, diaconi e responsabili laici. Venite, discutiamo e studiamo gli esercizi spirituali e altre meditazioni. Questo libro è intitolato Che posso fare di più? Un ritiro ignaziano per persone di ogni dove che sono in cammino. Questo libro ti aiuterà nell'esplorazione e nella preghiera riguardo a ciò che significa servire. Servire chi? Se volete scaricare gli esercizi spirituali per vedere che non sto inventando nulla, andate su Jesuit Review. Questa è la loro pagina web. Potete andarci e controllare e potete scaricare gli esercizi spirituali. Qui scrivono la prima dispensa della rivista Jesuit Review offre un'introduzione agli esercizi spirituali. Pensavate che fossero morti? Vi mostrerò dove sono arrivati oggi. Un altro scrittore gesuita, Joseph Tetlow, afferma La filosofia continua a rappresentare il nucleo del curriculum delle arti liberali dei gesuiti, perché più di ogni altra disciplina essa può provocare la conversione intellettuale del pensatore convenzionale alla riflessione sui principi morali. Bene, tenendo presente questo retroscena, rivolgiamoci adesso al presente. Avete sentito parlare del corso alfa? È stato affermato che si tratta probabilmente del più grande strumento ministeriale della storia del cristianesimo. E da questo semplice inizio procederemo fino alla constatazione della situazione odierna. È spaventoso e incredibile. Il corso alfa è la filosofia dei gruppi cellula. Ora, a scanso d'equivoci, Preciso che non c'è nulla di sbagliato nelle riunioni di piccoli gruppi. I piccoli gruppi sono un metodo che viene da Dio, perché sono costituiti da persone che si riuniscono per studiare la Bibbia e per trovare il senso nella parola di Dio. Bello, più ce ne sono, meglio è. Ma il corso Alpha non è di questo genere. Si tratta sì di piccoli gruppi, ma che si riuniscono su basi completamente diverse. E dato che abbiamo esaminato gli esercizi spirituali ignaziani, vediamo se li ritroviamo in questi gruppi. Il fondatore del corso, come leggiamo, fu Nicky Gumball. Ed eccolo, dove ci porta tutto questo? Leggiamo quello che dice la vasta pagina web di Alpha. Questa è la versione Alpha USA. Che cos'è Alpha? Il corso Alpha è un'introduzione pratica alla fede cristiana, della durata di 10 settimane. Il corso offre alle persone un'opportunità per esplorare le grandi domande della vita, quesiti del tipo c'è un senso nella vita e cosa c'è dopo la morte? Gli ospiti del corso Alpha apprendono come il cristianesimo risponde a queste domande. Il corso Alpha è per tutti, è in grado di far nascere la fede in persone che sono fuori dalla Chiesa, suscita la fede nei nuovi cristiani e rinnova l'impegno dei cristiani da tanto tempo nella fede. È una cosa grandiosa. Gli ospiti del corso Alfa esplorano il cristianesimo partecipando a 15 sessioni che avvengono in un'atmosfera rilassante, accogliente e coinvolgente. Ognuna delle sessioni esamina una domanda specifica. Ed ecco le domande che sembrano belle e innocue. Non c'è problema. C'è di più nella vita? Chi è Gesù? Perché Gesù è morto? Chi è lo Spirito Santo? Come opera lo Spirito Santo? Come posso essere ripieno dello Spirito Santo? Come posso dare il massimo di ciò che mi rimane della vita? Sembrano buone, non c'è problema, non c'è ragione di preoccuparsene. Il potere di Alfa, di Rebecca Barnes, ristampa autorizzata. Da quando giunse negli USA nel 1996, lo stesso anno in cui il vescovo di Londra nominò Gumbel cappellano di Alfa, il corso Alfa è cresciuto in modo esponenziale. Il numero delle chiese statunitensi che tenevano il corso è cresciuto dai 200 del primo anno fino a più di 7500 nel 2005. Poi continuano a dire di quanto sia magnifico e poi... A maggio del 2004, l'ex direttore nazionale statunitense della Vineyard, Todd Hunter, si unì al corso Alpha USA in veste di presidente, entusiasta del connubio tra la formazione spirituale e l'evangelismo promosso da Alpha, due elementi con cui dovremo fare i conti. Così dichiara sul suo blog, todhunter.org, egli considera il corso Alfa come l'approccio più olistico all'evangelismo che le chiese locali hanno a disposizione. Now, Vediamo adesso che cosa dice Nicky Campbell. Dichiara che le differenze tra i protestanti e i cattolici sono assolutamente insignificanti se comparate con le cose che ci uniscono. Abbiamo bisogno di unirci in base alla morte di Gesù e alla sua resurrezione. Cose essenziali e assolute al centro della fede cristiana e sulle quali tutti noi siamo d'accordo. Chi disse la stessa cosa in precedenza? Il Concilio Vaticano II. Questa è la filosofia del Vaticano II. Abbiamo bisogno di concedere alle persone la libertà di non essere d'accordo sulle cose che sono secondarie. Ne abbiamo fatto, egli scrive, una regola in Alfa. Non criticare un'altra denominazione, un'altra chiesa cristiana o un leader cristiano. Non è permessa alcuna critica. Il vescovo cattolico Ambrose dice che Alfa è uno strumento evangelistico potente: non contiene nulla che sia contrario alla dottrina cattolica. Straordinario. Mickey Gamble ha incontrato il Papa? Sì, eccolo con il Papa. E poi affermò, è stato un grande onore essere stato presentato a Papa Giovanni Paolo II, che ha fatto così tanto per promuovere l'evangelizzazione nel mondo. Ciò che ci unisce è infinitamente più grande di quello che ci divide. Gamble ammette che alcune sezioni delle domande della vita furono redatte in modo tale da favorire l'incorporazione del cattolicesimo. Quindi, questo è uno strumento ecumenico per unire il cristianesimo. Ora, Alpha News, che è il loro notiziario più importante, ci riporta cose interessanti. Lo Spirito Santo è posto come mediatore in mano ai leader. Quindi, in Alpha, uno degli obiettivi è quello di condurre a queste esperienze dello Spirito. Il corso Alfa considera il ricevimento dello Spirito Santo e le manifestazioni esterne come segni della fede. Le testimonianze pubblicate che provengono da Alfa News quasi sempre si concentrano sull'esperienza dello Spirito Santo. Quindi Alfa ci conduce a questa meravigliosa religione basata sull'emotività. Ma quando verrà lui, lo Spirito di verità, dice Giovanni 16, 13 a 14, Egli vi guiderà in ogni verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, dice Gesù, perché prenderà del mio e vi lo annunzierà. Qual è dunque lo scopo dello Spirito Santo? Glorificare Cristo? E renderci capaci di diffondere il Vangelo, non è quello di farci fare un'esperienza mistica, non sarebbe un concetto biblico. Ora fatemi dire qualcosa sui gruppi cellula. Gruppi cellula, come per il corso Alfa, anche i gruppi cellula sono stati affidati a un insegnante o direttore spirituale, proprio come per la storia di Ignazio di Loyola. Questi sono preposti per condurre le persone alla teologia consensuale. Non è permesso alcun dibattito alla celebrazione della liturgia, al sacrificio delle norme individuali per quelle del gruppo e alle dinamiche che impiegano il condizionamento di gruppo. Diamo un'occhiata. Sto prendendo queste citazioni da un manuale rivolto alle chiese protestanti. Queste sono le linee guida delle chiese protestanti che insegnano il corso Alfa. E prenderò citazioni dai manuali, direttamente dai loro manuali. Leggiamo. Un gruppo cellula è composto da un ospite, un conduttore. Un Timoteo e dei partecipanti. Una cellula provvede alla cura pastorale, ai bisogni individuali e ha una struttura e una durata ben definite. È molto controllata. Non si tratta di persone che si sono riunite insieme per discutere sulla parola o per parlare sulla profezia e capire che ha da dire la Bibbia sull'argomento. La cellula costituisce un ponte tra le persone e la Chiesa. Ogni membro del gruppo è evangelizzato, consolidato, rinvigorito come discepolo e poi inviato. La durata di una sessione è di un'ora e inizia con un'introduzione, la lode e la preghiera. Prosegue con l'argomento da trattare e termina con l'applicazione pratica e le attività finali. Non sono permesse deviazioni dalla struttura. Notate per favore che sto citando direttamente dal manuale delle chiese protestanti. Ai membri non è consentito andare in un'altra cellula, si rimane sempre nella stessa. Non sono ammesse lamentele o critiche. Viene ricercata l'unità sia di pensiero, sia di sentimenti, sia di impegno. I discepoli nella visione di cellula non possono operare indipendentemente dal loro leader. L'unità è simbolo di maturità. Quindi si sosterrà il proprio gruppo, si avrà una teologia consensuale. Non è permesso lamentarsi, non si può trovare colpe in qualcuno, non si può individuare un errore e bisogna essere sottomessi. Alla fine costruiremo una teologia consensuale e qualsiasi cosa non collimi con essa la scarteremo. Non se ne potrà parlare. È vera unità questa? Modelli per il successo. Dichiara che il successo è tuo. Questo non è altro che il potere del pensiero positivo. Persevera, sogna e visualizza. Andiamo oltre. L'obbedienza e il rispetto dovuti al conduttore sono essenziali. Com'è un ritiro ignaziano? Per Indeak Cadaver. Anche se il tuo conduttore si dimostrerà essere un cane, gli senza porre domande, disse Loyola. Il conduttore ricercherà il consiglio dei propri superiori nella Chiesa che l'hanno formato e la fiducia dei suoi discepoli. Inoltre, i discepoli devono essere incoraggiati a confidare nel proprio conduttore per quanto concerne i loro problemi. Scusate, cosa abbiamo qui? Questo è il cattolicesimo romano spinto al parossismo. Il conduttore prende il posto del sacerdote, diventa il padre confessore. Lui è l'assoluto, non puoi metterlo in discussione. E lui riceve consiglio laddove è stato formato. E viene formato in una scuola di formazione molto speciale. Affascinante. Continuiamo. Quindi abbiamo il modello dei dodici intorno a uno. Da dove sto prendendo questo? Voglio soltanto ricordarvelo, non lo sto inventando io. Da dove lo sto prendendo? Dal manuale delle chiese protestanti. Gesù impiegò tre anni e mezzo per formare i dodici. Per questo motivo le cellule usano il concetto dei dodici intorno a uno. Gesù non scelse 13 ma 12. Con squadre di 12 noi cominciamo a ricostruire l'altare di Dio nel mondo. E scusate se è poco. Il segreto è nei 12. Il modello dei 12 è sempre stato nel cuore di Dio e il numero è il simbolo del governo e dell'autorità. Ecco che adesso entrano nella numerologia, perché così diventa una copertura. Infatti, se non ci si fonda sul 12, vorrebbe dire che bisogna migliorare, migliorare sempre per arrivare a 12. Si può anche lavorare senza il 12, ma non è l'ideale, il 12 è il modello e l'obiettivo. Per cui, il numero diventa importante. Tra parentesi, se si ha il modello dei 12 intorno a 1, allora questo 1, la guida spirituale, prende il posto di chi? Prendi il posto di Cristo, diventa un altro Cristo. Ma Cristo mandò nel mondo soltanto i dodici, oppure mandò pure i 70 o altri gruppi di numero variabile? Ed eccoci alla definizione. Definizione di governo dei dodici Ho messo la referenza qui in fondo affinché possa essere vista facilmente. Un modello di leadership rivoluzionario che consiste in un leader che sceglie 12 persone. Ora, per favore, notate quello che si afferma. È incredibile. Sceglie 12 persone affinché il suo carattere e la sua autorità possano essere riprodotte in loro così da poter sviluppare la visione della Chiesa. Quindi, se tu sei un membro della cellula. Il livello più alto che puoi raggiungere è quello del tuo leader spirituale. Dio non voglia che si debba puntare così in basso. Perché non prendere Cristo come proprio modello e avere l'infinito come obiettivo cui sforzarsi di raggiungere? Scusate, permettetemi di riformulare la frase. Avere l'infinito come modello cui essere elevati. Vi voglio mostrare qualcos'altro. Ecco la pagina web dell'Associazione dei Rosacrociani. Probabilmente l'ordine più occulto del mondo. L'Associazione dei Rosacrociani, come tutti gli altri ordini segreti, l'ordine dei Rosacrociani è basato sulle linee cosmiche. Se prendiamo delle palline della stessa grandezza e proviamo a vedere quanto essa ci impiegherà a coprirne un'altra e a nasconderla dalla vista, scopriremo che ce ne vorranno 12. Non leggiamo tutto. I 12 segni zodiacali. I dodici semitoni della scala musicale, i dodici apostoli che si riuniscono intorno a Gesù, eccetera. Sono tutti esempi di questo raggruppamento dei dodici e dell'uno. L'ordine Rosacrociano, quindi, è anche composto da dodici fratelli ed ha un tredicesimo. Satana vuole imitare l'Altissimo. Dio Padre e il Figlio avevano dodici tribù d'Israele. Gesù aveva dodici discepoli. Ed egli rappresentava la centralità fra l'antico che finiva e il nuovo che arrivava. Satana vuole essere come l'altissimo, però lo fa in modo occulto. A noi non serve necessariamente una struttura specifica per adorare Cristo, ma la Bibbia dice che quando quanti si riuniscono insieme, quando due o tre sono radunati nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Io non devo avere un numero occulto per evocare lo Spirito. Ciò non ha senso. Questa è la sezione sull'intercessione in cui leggiamo, nella sezione sull'intercessione leggiamo l'intercessione serve a confermare la squadra dei dodici, soddisfare i bisogni del gruppo dei dodici, rallegrarsi per la protezione dal male, ottenere santificazione, costruire e mantenere una visione unica, elevare i discepoli allo stesso livello di servizio dei loro dirigenti. Acci picchia. Chi è lasciato fuori da questa equazione? È lasciato fuori Gesù Cristo. Il mentore, il dirigente, è descritto come colui con un mandato sacerdotale che è pietoso e comprensivo, approvato, santo. Ora bisogna guardare a lui come a un santo, come un approvato. I testi citati includono passi tratti dal Vangelo di Giovanni, eccetera, eccetera. Si tratta della spiritualità di Ignazio basata sui principi dei Gesuiti e si trova praticamente in tutte le chiese protestanti del mondo. Prima Corinzi 14, 18. Io ringrazio il mio Dio perché parlo in lingue più di voi tutti. Essi dichiarano ciò di cui abbiamo bisogno. In mezzo a tanti aspetti positivi, grande enfasi è posta sul dono di guarigioni, la profezia, svariati poteri, miracoli e dono delle lingue. Queste sono le manifestazioni di cui vanno alla ricerca. Che disse Martin Lutero in proposito? Il vero cammino verso la cristianità è questo. Mi piace quest'uomo, già lo sapete. Apprezzo molto quest'uomo. Il vero cammino verso la cristianità è questo che un uomo riconosca per mezzo della legge di essere un peccatore. E invece in questi scritti ignaziani non si accenna al peccato. Si tratta di un Vangelo completamente nuovo. Martin Lutero dice che la prima cosa è riconoscere di essere un peccatore. È impossibile per l'uomo compiere qualsiasi opera buona, perché la legge dice voi siete un albero cattivo, perciò tutto quello che pensate, dite e fate è contro Dio. Cita Matteo 7:17, poiché tutto quello che non è dalla fede è peccato. Quando un uomo è istituito in questo modo dalla legge, allora è preso da timore e si umilia, realizza veramente la grandezza del suo peccato e non può trovare dentro di sé un barlume dell'amore di Dio. Per questo egli cerca la giustizia di Dio nella sua parola e confessa di meritare la morte e la condanna eterna. La prima parte della cristianità quindi è la predicazione e la consapevolezza del ravvedimento. Tombola, l'esatto opposto del corso alfa. Ciò che essi vogliono, quando studiano insieme la Bibbia, è di farne l'esegesi e non l'esegesi. L'esegesi è il procedimento dello studio della Bibbia con lo scopo di tirare fuori, ex, il contenuto, ciò che Dio sta cercando di dirmi. Esegesi è il metodo che si prefigge di trovare dentro la parola. Eis, quello che a priori io voglio che Dio mi dica. C'è una grande differenza. Per questo oggi abbiamo traduzioni moderne che sono traduzioni cosiddette equivalenti e dinamiche. Significa che alcuni teologi hanno prestabilito per me le cose che Dio dice. Scusate, ma non ho una mia testa per scoprire quello che Dio sta dicendo? Questo è un professore dell'Università di Bonn e parla dei gesuiti. Più di qualsiasi altro precedente leader, Ignazio comprese che il modo migliore per elevare un uomo a un certo ideale è diventare il maestro della propria immaginazione. Facciamo sì che in lui entrino delle forze spirituali di cui in seguito egli riuscirà difficilmente a liberarsi, delle forze di gran lunga più durature di qualsiasi altro buon principio o dottrina. Queste forze possono emergere, a volte dopo alcuni anni, senza essere nemmeno evocate. È una forma di ipnosi. E diventare così imperative che la volontà si troverà incapace di opporre qualsiasi resistenza e si dovrà seguire il loro irresistibile impulso. Si tratta di ipnosi, non si tratta di cristianesimo. Ignazio fu profondamente influenzato dalla leggenda aurea. Egli fu particolarmente attratto da straordinari sforzi di penitenza compiuti dai monaci egiziani, che si flagellavano e si punivano finché non raggiungevano questo tipo di esperienze. La base degli esercizi spirituali è l'immaginazione visuale in cui una persona pone ogni senso sotto l'impatto dell'immaginazione. In un esercizio chiamato contemplazione, materializzazione visiva, l'immaginazione è rivestita da una forma visibile. L'oggetto è fisso e l'immaginazione diventa realtà. Oggi questo esercizio si chiama visualizzazione. Si pratica a livello scolastico, lo apprendono i bambini a scuola, fa parte dei nuovi curricula, i gesuiti hanno tutto sotto controllo, viene praticato dal primo al terzo livello scolastico, è un disastro, il giudizio morale viene sospeso e si vive in questa euforia. I ritiri dei gesuiti durano di solito quattro settimane. Sono guidati da un maestro del ritiro, una guida, un insegnante. Come chiamiamo nelle chiese protestanti tutte queste persone quando siamo da loro istruiti? Le chiamiamo guide, insegnanti, le chiamiamo i maestri del ritiro e loro non hanno necessità di essere segreti. Soltanto il direttore che ha afferrato la mente e il cuore della spiritualità ignaziana, che è un servizio distinto di Cristo, può adempiere il suo compito in modo tale che gli esercizi si adattino ai bisogni precisi dell'individuo o del gruppo cui sta parlando. Straordinario. Un maestro del ritiro che abbia esperienza e che conosca bene gli esercizi farà numerosi piccoli aggiustamenti nel suo approccio alla meditazione affinché l'istruzione, il temperamento, il ruolo nella vita, l'età e l'interesse si adeguino al suo pubblico. Quindi loro non sono tutti uguali. Ascoltate ciò che ha da dire Will Baron, questo sacerdote, questo ex sacerdote New Age. Questo rituale era molto ingannevole. Il cristiano medio probabilmente non troverebbe nulla di serio da obiettare contro le frasi usate. Eppure, questa procedura di meditazione era un prodotto di Satana, progettata per condurre le persone ad accettare la voce di demoni mascherati come se fosse la voce dello Spirito Santo. Alcune di queste persone, lo abbiamo letto sui giornali, a un tratto sentono delle voci e queste voci iniziano a dire loro, quelli sono i nemici di Cristo, vai a ucciderli. E loro vanno a fare queste cose. Si otterrà quello che si cerca di sperimentare. Ora ascoltate ciò che la rivista protestante cristiana, Inti Today, dichiara. Questa era la rivista di Billy Graham. La direzione spirituale è una delle tipiche discipline cristiane che persone provenienti da un'ampia varietà di contesti protestanti, cattolici e ortodossi stanno esaminando e raccomandando di nuovo. La direzione spirituale, come praticata oggi, in particolare nella Chiesa cattolica, deve il suo più grande merito al fondatore della società di Gesù. Loro lo sanno. Loro lo sanno, l'hanno introdotta loro. Non c'è alcun dubbio che questa sia la controriforma guidata dai gesuiti. L'articolo continua e dichiara che i ritiri di Loyola si focalizzavano sul peccato e le sue conseguenze nella vita dei partecipanti, sulla vita di Cristo e sulle linee guida per combattere contro la tentazione del diavolo, sulla passione e sulla risurrezione. Ottimi argomenti. E cosa dice la Bibbia riguardo alla direzione spirituale? Michea 7:5 dice: Non fidatevi del compagno, non riponete fiducia nell'intimo amico. Custodisci le porte della tua bocca davanti a Colei che riposa sul tuo seno. Neanche colui che tu ami ha il diritto di dettare leggi nella tua vita spirituale. Nessuno. Questa è la relazione che tu hai con Gesù Cristo e con Lui solo. Martin Lutero scrisse: lo Spirito non è presente e vivo in nessun luogo come nei Suoi scritti sacri. Dobbiamo permettere che la Scrittura abbia il primo posto e sia il suo interprete più vero, più semplice e più chiaro. Voglio che la Scrittura sia l'unica a governare e non che sia interpretata secondo il mio spirito o di qualsiasi altro uomo, ma che sia compresa nella sua stessa luce, per sé ipsam, e secondo il Suo Spirito. Non ho bisogno di una guida spirituale che mi dica in ciò che devo credere. Ho bisogno della parola di Dio. Questo è ciò che lui disse, ma non oggi. Abbiamo bisogno di direttori spirituali, abbiamo bisogno di insegnamenti, abbiamo bisogno di esperienza, di esercizi. Quest'autore dice che tutti siano istruiti nel ricercare la loro guida nelle scritture, nell'avere costantemente lo sguardo rivolto a Gesù e non agli agenti umani. La parola di Dio deve essere il nostro consigliere. Questa parola è infinita. Quando le si ubbidisce, essa ci conduce per sentieri salvifici e sicuri. Ma la parola diluita con gli stratagemmi e immaginazioni umane non è una guida sicura. Esattamente lo stesso che ha detto Martin Luther. Dio vuole fare qualcosa per ognuno di noi. Si tratta di un'opera individuale, vi prego di notarlo, personale. Studenti, non dipendete dai vostri insegnanti per quanto concerne la formazione sul vostro carattere. Per l'amor di Cristo, formate il vostro carattere individualmente. Aggrappatevi a Dio e non pensate di dover essere sempre con i vostri insegnanti per essere degli operai solidi. Dobbiamo rappresentare Dio in questo mondo. Dobbiamo mostrare ciò che la verità ha fatto per noi proprio su questa terra. Vogliamo vedere lo Spirito Santo muoversi. Vi ricorderete che lo Spirito operava in questo modo la scuola dei profeti. Così che quando Saulo, mentre perseguitava Daniele, venne in contatto con una di queste scuole, lo spirito venne su di lui ed egli cominciò a profetizzare. Ma noi dobbiamo avere qualcosa di più durevole rispetto a quello che Saulo aveva. Aggrappatevi a Dio. Avete poco tempo a disposizione per formare il carattere adatto per la vita futura. Esodo 232 dice: non seguirai la maggioranza per fare il male e non deporrai in una vertenza giudiziaria schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Lutero dichiara, secondo il gran conflitto l'influenza di questo grande uomo, che osò pensare e agire da solo nelle questioni religiose, avrebbe avuto impatto sulla Chiesa e sul mondo, non solo del suo tempo, ma di tutte le future generazioni. Qui c'è un uomo che ha deciso di rimanere fedele alla parola. Non importa ciò che dice il Papa, non importa ciò che dicono i vescovi. Voglio sapere ciò che dice la parola. Vi prego di non fraintendermi. Sto dicendo di non cercare il consiglio di uomini religiosi e istruiti? Sto dicendo questo? Non sto dicendo questo. C'è saggezza nel gran numero di consiglieri, ma non lasciate che dettino ciò in cui dovete credere. È questo che voglio dire. Per non parlare poi del cercare di raggiungere il livello della tua guida spirituale e confessare a Lui tutto ciò che hai fatto. Confessa i tuoi peccati a Gesù e se hai offeso qualcuno vai a chiedergli perdono, indipendentemente dal fatto che possa o no essere ritenuto una guida sociale o spirituale. Matteo 23, 8, 10. Ma voi non fatevi chiamare maestro, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate alcuno sulla terra vostro padre, perché uno solo è vostro padre, colui che è nei cieli. Ne fatevi chiamare guida, perché uno solo è la vostra guida, il Cristo. Quello che sto dicendo è biblico? Maestro, greco, kategetes. Guida, cioè insegnante, maestro. Non ho bisogno di nessuno di loro per dirmi in cosa credere. Non significa però che non devo studiare quello che loro hanno detto, confrontandolo con la parola di Dio. Con queste parole Gesù voleva dire che nessun uomo deve porre i suoi interessi sotto quelli di un altro, al pari di un bambino che è guidato e diretto da suo padre terreno. Questa sottomissione ha favorito uno spirito di superiorità ecclesiastica che ha sempre arrecato danno agli uomini di cui si era fidati e ai quali ci si era rivolti con l'appellativo di padre. Questo tipo di sottomissione pone in confusione il senso di sacralità e della prerogativa di Dio. Esatto, come nei primi secoli, così in questi tempi una fiducia particolare va riposta non nelle autorità ecclesiastiche, bensì negli uomini e nelle donne che non sono troppo istruite e troppo intelligenti per credere nella parola di Dio. Se si vuole avere confusione nel mondo, allora bisogna credere a ogni teologo che si trova là fuori. I teologi differiscono l'uno dall'altro come l'Oriente differisce dall'Occidente. Si prende qualsiasi aspetto, si prenda per esempio il battesimo. Ci sono chiese che battezzano gli adulti. Alcune di esse in questo rito spruzzano dell'acqua, altre invece versano un po' d'acqua. Ci sono poi persone che battezzano sette volte. Ci sono persone che immergono per tre volte. Ci sono persone che sostengono che solo i bambini devono essere battezzati. La lista è infinita ed è tutto insegnato dai teologi. Non ho nulla contro i teologi sinceri. Personalmente mi piace leggere i loro scritti, studiarli e confrontarli con la parola di Dio. Potete essere condotti da uomini santi, ma ciò non significa che queste persone debbano essere la vostra guida e sicuramente non il vostro Papa. La nostra grande debolezza è quella di porre gli uomini in una posizione che dovrebbe essere prerogativa unica di Dio e poi di ammirarli e di riporre la nostra fiducia in loro. Non credo che abbiamo bisogno di qualche struttura fissa di questo tipo, credo nei piccoli gruppi. Credo nel riunirsi insieme per studiare la Bibbia e nel pregare insieme e nel cercare il consiglio del Signore. E credo anche nella ricerca del consiglio di uomini istruiti che hanno studiato molto più di me queste realtà. Sì, credo anche però nella somma importanza della parola di Dio e ogni singola cosa deve essere provata da essa. Salmo 32:8. Io ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Dio vuole una relazione personale con voi e con me. Il Vangelo non riguarda delle cose: il Vangelo non riguarda dei rituali. Il Vangelo non riguarda delle formule magiche e numeri prodigiosi. Il Vangelo non riguarda le punizioni da infliggere per avere più luce. Il Vangelo è una relazione. Dio ha posto su questa terra l'uomo e la donna. E il matrimonio è un esempio delle relazioni con Dio. Dio non voglia che io debba prendermi a frustate tutti i giorni per attirare l'attenzione di mia moglie. Non sarebbe patetico. Isaia 48, 17 Così dice l'Eterno, il tuo redentore, il santo di Israele. Io sono l'Eterno, il tuo Dio, che ti insegna per il tuo bene, che ti guida per la via che devi seguire. Confidate nel Signore, vostro Dio. Confidate nella Sua parola, e nessuno sarà perduto. Possa Dio aiutarci mentre studiamo accuratamente l'avanzata degli esercizi spirituali che cercano di prendere il posto della fede. È una questione che sta diventando molto seria. Grazie.